Siamo a Casoria, grossa cittadina alle porte di Napoli, e siamo nei pressi della chiesa di Maria Santissima delle Grazie, uno dei monumenti religiosi architettonici più importanti della città. Con noi il parroco Don Elpidio Moccia. Buongiorno parroco. Buongiorno, buongiorno. Siamo in una chiesa molto antica, una chiesa che risale al 1400. Ci può raccontare qualcosa in più di questo bellissimo luogo di culto? Le poche note che possiamo evidenziare è che il primo nucleo è sorto verso il 1459. E un ricco proprietario, un certo Petrillo Ferrara, a proprie spese, dice la nota, edificò questa chiesa. E l'attuale edificio del XVIII secolo, quindi il primo nucleo, l'edificio risale al XVIII secolo, forse completato nel 1937, e ha una sola navata, come avete potuto constatare. Nel 1857, a causa dell'abbassamento del livello stradale, fu costruita una scala laterale all'edificio che modificò l'ingresso della chiesa. Quindi la scala è all'interno della struttura e che porta all'entrata principale. La facciata e l'interno costituiscono una delle migliori testimonianze del gusto architettonico del tardo barocco. Alle nostre spalle una maestosa tela raffigura l'Assunta ed è del Solimena. Don Elpidio, ci può raccontare qualcosa in più di questo capolavoro pittorico? E i più ritengono che sia proprio l'autore Solimena più che la sua scuola, quindi è autentica. Quindi noi custodiremmo veramente una grande realtà monumentale, è questa grande pala, perché questi grandi quadri erano chiamati pale una volta. Il 15 agosto era una grande manifestazione religiosa spirituale alla Madonna Assunta, grandi processioni, grandi cose come si facevano nel passato, come feste patronali, ma Casoria convergeva tutto qua perché era una grande realtà spirituale e i casoriani si sentivano coinvolti in questa, diciamo, gioia spirituale, e quindi accompagnavano per le varie strade la statua della Madonna Assunta. E allora entriamo all'interno di questo meraviglioso tesoro dell'età barocca per ammirare da vicino tutti i suoi preziosi beni. Possiamo mettere in primo piano anche questo bel monumento della Madonna delle Grazie, è del 1700. È veramente è molto bello, molto bello. È un monumento. E i fedeli veramente hanno una devozione specifica per la Madonna delle Grazie. Noi siamo orgogliosi anche di averla come nostra patrona, come nostra protettrice. A pensare che a Casoria, che gode di tante chiese, tante strutture, parrocchie, è intitolata solo a San Dimaschi, voglio dire, questa è l'unica, insomma, che porta il titolo, diciamo, Mariano, Santa Maria delle Grazie. E il titolo, vero, viene così a dare molta evidenza alla statua. La statua che è confezionata in un modo veramente che noi alziamo lo sguardo, contempliamo, preghiamo. Perché oltretutto
La Madonna delle Grazie non è un titolo, ma è la sua essenza. Lo riscontriamo già nella prima pagina del Vangelo. L'angelo che saluta la Madonna non come, diciamo, come noi potremmo salutare altre realtà, come la Madonna di Pompei, Montevecchi, però noi indichiamo, come dire, un po' il fatto locale, mentre qua la Madonna delle Grazie è universale, perché è nel Vangelo, perché è la sua essenza di davanti a Dio e davanti agli uomini. Oltre alla raffigurazione della Madonna delle Grazie, un altro importante monumento presente in questa chiesa è il coro ligneo che troviamo lì in alto. Ci può raccontare qualcosa di quell'organo? Questo monumento risale al 1700, quindi già i secoli dicono la loro, il valore, la preziosità di questo bel coro. E se non che in questi ultimi anni la Chiesa ha subito, diciamo, uno sfregio, diciamo, murario, per cui si è dovuto ricorrere ai ripari e ristrutturare. Ha richiesto insomma parecchio tempo, frattanto che noi ci siamo poi riuniti per la preghiera e per il culto nella tenda che era adibita a Chiesa. Ebbene, verso la fine, diciamo, della ristrutturazione, abbiamo avuto questa gradita sorpresa che l'organo era stato, diciamo la parola, derubato e quindi sfregiato. C'era rimasto solo il rustico. Siamo all'interno della congrega, che probabilmente è l'originario luogo di culto da cui parte poi la chiesa attuale col tempo. Ci può spiegare che cos'è la congrega? Beh, basta che diamo uno sguardo là, arciconfraternita, che nel passato avevano una loro valenza. Arciconfraternite se ne contavano. Anche nei cimiteri, e questa era del Santissimo Rosario, è stata fondata in Casoria e che nell'anno 1563, parlavamo del primo nucleo, quindi risale a secoli fa, e i confratelli, dice l'epigrafe marmorea, i confratelli superstiti ricordano ai posteri i priori della famiglia Salerno, quelle che più, voglio dire, si è prestata, alternandosi, a guidare, come dire, la spiritualità in questa congrega. E dice l'epigrafe, governarono questa congrega con zelo, umiltà e munificenza. Quindi erano loro che erano, come dire, un po' i benefattori, ma stessamente anche beneficiari poi, ecco, di questa bella realtà. Se la Chiesa di Maria Santissima delle Grazie è il più antico fra i luoghi di culto presenti nella città, di certo sotto il profilo religioso la figura maggiormente rappresentativa è quella di San Ludovico da Casoria, il santo della carità, colui che dedicò la sua vita al riscatto dei bambini africani tenuti in schiavitù. San Ludovico fu il fondatore dei Frati Bigi e delle Suore Elisabettine. Dove un tempo c'era la sua casa natia, oggi sorge un importante complesso religioso costituito da un convento, un oratorio e un poliambulatorio medico. Siamo all'interno della chiesa del convento dedicato a padre Ludovico da Casoria, una delle figure più importanti della città.
con noi Suor Elvira Piscopo. Suor Elvira, ci può descrivere la figura di questo santo? Okay. Allora, San Ludovico in realtà è nato in questa casa, quindi non ci troviamo tanto nella chiesa del convento, ma proprio nella sua casa natale, in particolare nel luogo dove lui ha preso, cioè praticamente è venuta alla vita, perché nell'Ottocento quest'area, diciamo, era adibita alla bottega del papà. Il papà era Vincenzo Palmentieri, lui era Arcangelo Palmentieri, San Ludovico si chiamava così da piccolo, e il papà Vincenzo era un vinaio. E in quel periodo, quando cioè doveva nascere San Ludovico, la casa era in ristrutturazione e quindi tutta la famiglia alloggiò per un certo tempo nella bottega, e un'area, una parte quindi adibita all'abitazione, diciamo, un altro per la vendita. E quando poi Ludovico ha avuto in eredità la casa, ha voluto che in quella bottega sorgesse una chiesa dedicata alla Madonna dell'Immacolata. Quindi questa chiesa, voi conosciuta come la chiesetta di San Ludovico, in realtà è la chiesetta dell'Immacolata, ma se si viene a Casoria e si chiede della chiesa dell'Immacolata, nessuno la conosce, perché è così. In realtà la sua parrocchia era Santa Maria delle Grazie, una chiesa, sappiamo, del Settecento, quindi precedente ad Arcangelo. Arcangelo era molto devoto alla Madonna, infatti lungo via Padre Ludovico c'è un'icona dedicata alla Madonna, e dove Arcangelo si dice che ogni giorno portava dei fiori freschi alla Madonna, e quindi, diciamo, già da piccolo, con l'aiuto anche della mamma Candida Zenga, una santa donna, praticamente ha coltivato questa la sua vocazione, e da adulto voleva appunto diventare sacerdote, però non aveva la dote, perché per diventare sacerdote diocesano allora ci volevano una cospicua quantità di soldi, diciamo, e lui non ne aveva, quindi per delle circostanze entrò tra i frati minori, e a 18 anni entrò a far parte dei frati minori. Dunque una infanzia difficile, perché Ludovico nasce in una famiglia umile, una vocazione che arriva presto, alla fine ce la fa. Perché viene ricordato? Che opere è riuscito a realizzare nel corso della sua vita religiosa tanto da meritarsi poi la beatificazione? San Ludovico è il santo della carità. In quell'immagine, se potete vederla, praticamente a me piace molto, perché ci sono dei dettagli. Di solito i santi vengono descritti con qualche oggetto nella mano. Di solito, per esempio, la palma indica che quel santo era un martire, quindi è morto col martirio. Altri, oppure Santa Chiara con l'ostensorio, perché ricorda il fatto che aveva difeso Assisi mostrando Gesù. Invece San Ludovico ha solo le mani, perché indica che lui, il suo modo di fare la carità era portando se stesso, sporcandosi le mani, e in quell'atteggiamento è un atteggiamento dinamico, col piede davanti. Le sue opere di carità nascevano per strada. Lui fondò 208 opere di carità dedicate a tutte le categorie di persone, agli anziani, agli accattoncelli che erano gli scugnizzi del quartiere, ai pescatori. Infatti è morto a Posillipo, qui è nato, ma in realtà è morto a Posillipo, e a Posillipo praticamente lui volle che tutti i vecchi pescatori venissero portati in quel luogo. Per loro Ludovico da Casoria diventa santo. La proclamazione quando è avvenuta, e che festa c'è stata nella comunità di Casoria? Innanzitutto è stata all'improvviso, perché noi stavamo festeggiando il bicentenario della nascita. San Ludovico nasce nel 1814 ed era il 2014 e noi festeggiavamo questo. Ma poi abbiamo saputo verso maggio che il successivo novembre, perché è stato canonizzato il 23 novembre del 2014, sarebbe stato proclamato santo. In realtà Papa Francesco si trovava in visita ad Assisi. Ad Assisi praticamente c'è una struttura fondata da San Ludovico per i bambini sordomuti e pluriminorati. Quando andò in questa struttura e visitò questi ammalati, questi fanciulli, chiese chi aveva fondato appunto quell'opera. Quando ha conosciuto il carisma all'opera di Padre Ludovico, quindi attivo ancora oggi, presente, ha voluto che diventasse subito
subito, venisse subito proclamato santo. E il 23 novembre 2014 è stato proclamato santo. Siamo nella stanza di Pasquale Fuccio, neo sindaco di Casoria. Lei è il primo cittadino di una comunità che può vantarsi di avere tre santi e una venerata. Come, che sensazione le fa? Come si fa a rapportarsi a questo tipo di situazione? Beh, intanto siamo orgogliosi di essere, sono orgoglioso di essere sindaco di una città che gode di questi precedenti illustri. È una domanda, la risposta la lascerei dare al Cardinale Sepe, che quando è stato qua di recente ci ha tenuto a precisare che pareva strano cosa c'era nell'aria, voleva sapere da noi, per aver dato tanti Natali illustri a questi predecessori. Sono molto orgoglioso e con loro, con la loro guida anche spirituale, noi dobbiamo immaginare e progettare la città. Abbiamo l'idea che questa sia una delle nostre più grandi risorse. Abbiamo bisogno, e questo è uno dei progetti principali che ha l'amministrazione, preparare la città affinché anche da fuori del nostro comune e anche da fuori della regione Campania si possa immaginare che diventino questi santi un attrattore per favorire il turismo religioso. Per fare questo noi abbiamo bisogno di immaginare un paese diverso, immaginare un paese che possa essere godibile dai cittadini e da eventuali turisti. Stiamo immaginando delle grosse aree pedonali che possano favorire e consentire, collegate a dei parcheggi, questo tipo di flusso di turisti, e ripeto, godibile però anche per la città, e che ovviamente metta in collegamento quella che poi spiegherà meglio di me l'assessore Esposito, con un progetto che abbiamo presentato alla Regione Campania per attrarre fondi per facilitare queste iniziative, metta in collegamento la Via dei Santi, quindi colleghi tutte quelle figure, anche quelle strutture che oggi ospitano i resti dei nostri illustri predecessori. La Via dei Santi, un progetto per mettere in rete, a sistema, le importanti realtà religiose della città di Casoria. Siamo con l'assessore Fabio Esposito, che detiene la delega al turismo religioso e culturale. Assessore, di che si tratta? È un progetto a cui il Comune ha partecipato con un proprio bando, un bando della Regione Campania, con una progettazione che mette cerca di intercettare dei fondi che vanno a favorire appunto delle politiche che si devono mettere in campo per far conoscere ai cittadini di Casoria, non solo, anzi come diceva prima il sindaco, anche oltre la regione, i santi che noi abbiamo sul territorio, e quindi cercheremo di creare un percorso che fa sì che metta in comunicazione, metta in rete appunto tutti questi nostri santi che abbiamo qui, facendo conoscere la loro storia, quelli che erano, le opere di carità cristiana che hanno fatto, e mettendo così tutti in rete questo percorso cercheremo di intercettare questi fondi che appunto la Regione ha messo a disposizione. È chiaro che favorire l'arrivo di questi fondi fa sì che noi portiamo a conoscenza anche a livello sovraregionale di questi nostri santi, e quindi cercheremo di attrarre e favorire così il turismo religioso, che possa portare appunto a migliorare le condizioni, anche di tutte le attività ricettizie che stanno sul territorio, in modo da farle lavorare.
un progetto che mette insieme il materiale e l'immateriale, quindi le opere, le infrastrutture, ma anche un cartellone di eventi. Sì, allora, questo ci occuperemo poi di vedere come strutturare questi eventi, chiaramente ci avvaleremo di persone che diciamo seguiranno appunto questi percorsi e faranno in modo tale che ci aiuteranno a creare un cartellone per cui possiamo fare una serie di manifestazioni dove appunto faremo, immaginiamo una due tre giorni, voglio dire, dove faremo questo percorso diciamo religioso e metteremo a disposizione appunto dei cittadini questo evento, voglio dire, che favorirà appunto la conoscenza dei nostri santi sul territorio. Questo progetto prevede anche la realizzazione, la messa diciamo di qualche opera che noi abbiamo sul territorio, perché una parte del finanziamento deve essere destinato alla comunicazione di questi percorsi e un'altra parte del finanziamento deve essere invece utilizzato per ristrutturare delle opere d'arte che noi abbiamo sul territorio, e noi abbiamo individuato un'opera d'arte che è proprio qui a Piazzetta Santa Croce, che verrà ristrutturata, voglio dire, nell'ambito di questo progetto.